Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In un mio ultimo comunicato stampa il titolo era questo: Salute, l'uso di oppioidi abbassa i livelli di testosterone. Argomento controverso perché se andiamo indietro di un paio d'anni vediamo come la letteratura enfatizzava l'utilizzo a dosi terapeutiche della marijuana per migliorare la mobilità degli spermatozoi e aumentare la concentrazione e il numero di spermatozoi nel liquido seminale. Chiaramente tutte queste notizie a favore di alcune sostanze vengono sempre raccolte con entusiasmo, specialmente dai ragazzi, no? Uso la marijuana e miglioro la mia fertilità. Effettivamente non è così. Se torniamo ancora più indietro, ci sono tantissimi studi che sono stati confermati recentemente di come l'uso, o ancora di più l'abuso della marijuana e degli oppioidi possa portare a un rallentamento dell'attività testicolare, un quadro così descritto di ipogonadismo che si riflette poi con una ridotta produzione di testosterone e una ridotta produzione di spermatozoi, quindi rendendo un liquido seminale con un ridotto indice di fertilità. È un'esperienza clinica che mi è capitato di fare più volte, quindi anche nella mia piccola esperienza posso confermare che specialmente un uso protratto di marijuana porta sicuramente a problematiche sia della sfera sessuale, ci sono numerose condizioni di erezione non perfetta, chiamiamola disfunzione erettile, e quadri di alterato riflesso eiaculatorio che si possono manifestare come eiaculazione precoce o ritardo dell'orgasmo. Consideriamo che anche il riflesso eiaculatorio è gestito dalla partecipazione di neuromodulatori, come ad esempio la serotonina, quindi qualsiasi alterazione delle monoamine, della dopamina, della serotonina, che può essere chiaramente provocata dall'uso degli oppioidi, può dare delle ripercussioni negative su un delicato sistema come quello della sfera sessuale. Come anche, appunto, dicevo, la disfunzione erettile è presente e quadri di ridotta fertilità. Quindi non demonizzo, come sempre, e cerco solo di informare, però non attacchiamoci a quei pochi articoli del 2019 in cui si proponeva la marijuana come molecola che può aumentare il numero dei nostri spermatozoi. Teniamo conto, come negli ultimi studi ben documentati su migliaia di persone che si sono sottoposte allo studio, è stato fatto in Inghilterra, si è visto come invece l'utilizzo di oppioidi e di marijuana, chiaramente dipendente dalla quantità, dalla dose e dal prolungarsi del tempo, porta comunque a dei quadri di ipogonadismo, cioè una ridotta attività testicolare. Teniamone conto, specialmente nell'uomo che inizia ad avere problematiche della sfera sessuale o che è alla ricerca di una gravidanza con la propria compagna. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo appuntamento.